It was never a beef, it's only a difference in opinion. That's like me being mad at my little brother because he's getting cash now. I'm not mad at that. I'm just mad at my little brother when he don't respect me. Now when you don't respect me, I'm gonna spank your ass. I don't give a fuck how rich you got on the block. I'm your big brother. I will break your big ass down. Dissare. Su internet hanno pure dato la definizione. Significa insultare mordacemente qualcuno o qualcosa attraverso il testo di una canzone. E nel mondo della musica molti litigi hanno fatto notizie sui giornali, soprattutto nell'hip hop. Eh sì, non è una novità. È per questo che ho voluto creare una specie di playlist che mira a conoscere i più grandi conflitti nella musica. E non potrei iniziare questo progetto senza parlare di uno dei più grandi conflitti della storia del rap, Tupac contro Notorious B.I.G. Come mai Tupac e Notorious B.I.G., due amici così stretti, sono arrivati ad odiarsi così tanto? Io sono Barry e su questo canale troverai tutto ciò che devi sapere sulla cultura hip hop. Se ti piace questo genere di contenuto, seguitemi sul mio canale YouTube. Let's get it. Sì, cioè te punta sempre ai tuoi obiettivi, tanto sei tenace, non molli e non mollare mai. Per primo, parliamo di colui che tutti conoscono col nome Tupac. Leezen Paris Crooks, ribattezzato Gabriel Tupac Amaru, in omaggio a Tupac Amaru II, un capo indigeno ribelle del XVIII secolo, è nato ad Harlem il 16 giugno 1971. La vita del giovane afroamericano si è formata nella povertà e l'alta disciplina. In effetti, i suoi genitori facevano parte del Black Panther, un movimento rivoluzionario afroamericano, e quindi il bambino cresce in una famiglia molto attivista. Da Harlem a Baltimora, Tupac farà un sacco di traslochi e finisce in una scuola d'arte dove viene introdotto al teatro, dove pratica pure la poesia e la danza. Ok, my name is Tupac Shakur and I attend Tamapai High School and I'm 17 years old. Nel 1988 la famiglia decide di attraversare il paese per stabilirsi definitivamente a Marin City, nella periferia interna di San Francisco. È lì che l'adolescente formalizzerà i suoi suoni di rap, influenzato dall'NWA, Rakim o LL Cool G. Dall'altra parte degli Stati Uniti c'era Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G. Giovane e ambizioso, la sua vita era divisa tra la scuola e lo spaccio dalle strade di Brooklyn. In effetti, alla fine degli anni 80, Biggie abbandonò il liceo e trascorreva la maggior parte del suo tempo a vendere droga e faceva freestyle organizzati al piano di sotto casa sua. I suoi buoni voti inganneranno la vigilanza di sua madre, che per mantenersi moltiplica i lavori e lo alleva senza padre. Ma più tardi i problemi cominciarono ad arrivare e verrà persino condannato a 9 mesi di prigione per trasporto di armi e vendita di crack. Dopo la prigione, Biggie rafforzò i suoi legami con il grande producer Puff Daddy, che fondò l'etichetta Bad Boys Record. Lo stesso anno, Tupac pubblicò il suo primo album, Tupac Apocalypse Now, e poi Strictly for My Nigga, dei dischi evidenziando i problemi della società americana. Errori della polizia, razzismo, insomma, metteva in risalto le questioni politiche e sociali. Nonostante le loro posizioni geografiche, i due rapper avevano un forte rapporto di amicizia. Per esempio, Biggie, quando andava in California, non soggiornava in un hotel, dormiva sempre da Tupac. E Tupac, quando aveva dei concerti a Brooklyn, andava sempre nel quartiere di Biggie. Ma le cose peggiorarono la notte del 30 novembre 1994, quando Tupac fu brutalmente aggredito a New York. Inviato a partecipare alla registrazione di un brano in uno studio di Times Square, il rapper di 23 anni viene accolto da 3 individui che gli rubano i soldi e i gioielli. Shakur riceve 5 proiettili, ma sopravvisse e sospetta immediatamente Biggie e Daddy. Ma questo fu solo il primo dei suoi problemi. Nel febbraio 1993, Tupac e altri 3 uomini sono stati arrestati e accusati di violenza sessuale. I fist to say that. I don't have to do that to show that I'm innocent. You know what I'm saying? I'm not guilty. People should look me in my eyes. They should look me in my eyes. And anybody that thinks I committed that rape should go get Brenda's Got a Baby and keep your head up and listen to him thoroughly.
Anche se aveva negato di aver mai toccato la donna senza il suo consenso, Shakur è stato comunque condannato un anno e mezzo di prigione. Poco tempo dopo, in cella, Tupac scoprì il pezzo Who Shoot You? Chi ti ha sparato? Perché far uscire un pezzo di questo genere dopo una sparatoria? Anche se aveva sempre negato l'accusa, il brano sembrava una confessione sotto forma di diss track. Il pezzo divenne un classico istantaneo, ma spingerà il King di Brooklyn in un conflitto senza fine. Tutto andava bene per Notorious B.I.G., aveva fatto uscire l'album Ready to Die, un capolavoro senza precedenti, crea il gruppo Junior Mafia e si mette con la cantante Faith Evans. Per non farsi dimenticare, il 14 marzo 1995, dalla cella, Tupac pubblica il suo terzo album, Me Against the World. Il progetto si piazza in prima posizione e diventa l'album più ascoltato di un artista in prigione. Nonostante le vendite dell'album, Tupac non poteva permettersi di pagare la sua cauzione. Ma all'ottobre del 1995, Suge Knight, producer musicale, si offrì di pagare la sua cauzione di 3 milioni di dollari a condizione che firmasse nella sua etichetta Death Row Record. Welcome to Death Row. Poco tempo dopo l'uscita, Tupac pubblica il doppio album All Eyes on Me, considerato oggi uno dei più grandi progetti di tutti i tempi. E la competizione tra East e West Coast si incarna più che mai nel confronto mediatico. Ma Tupac non si è dimenticato della diss track di Biggie e nel giugno 1996 pubblica il brano Heaten Up, nel quale ridicolizzava Notorious B.I.G. e gli promette guerra eterna. Pochi mesi dopo, Tupac e la gang andarono a Las Vegas per assistere all'incontro tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Tyson lo ammazzerà di botte e vincerà al primo round. E dopo il match aveva affittato una discoteca per festeggiare la vittoria. Ma appena usciti dalla sala, un membro della Death Row ha identificato Orlando Anderson, un giovane membro della gang dei Crips che gli aveva rubato la sua collana d'oro poche settimane prima in un centro commerciale della California. Quindi, senza perdere tempo, la gang di Tupac l'ha picchiato a sangue davanti a una marea di persone. On Las Vegas MGM Grand Hotel surveillance video. Death Row Records co-founder Marion Suge Knight is circled. Rap star Tupac Shakur is nearby. Ma poche ore dopo l'assalto, mentre si dirigeva al Club 662, Tupac fu sparato 4 volte davanti a un semaforo. E purtroppo morì per le ferite riportate 6 giorni dopo in un ospedale nel Nevada. Sospettato di aver organizzato l'assassinio, Notorious B.I.G. e il suo entourage sono stati ascoltati più volte dall'FBI senza alcuna prova formale della loro colpevolezza. Biggie era rimasto scioccato dall'omicidio e ha confessato di non aver mai desiderato la morte di Tupac. Ma 5 mesi dopo l'accaduto, a soli 2 settimane prima dell'uscita dell'album Life After Dead, Biggie venne colpito da 4 proiettili dopo la cerimonia dei Soul Train Music Award. Tupac e Notorious B.I.G. hanno incarnato l'opposizione artistica divisa tra le due coste degli Stati Uniti degli anni 90. Oltre all'aspetto violento, questi due rapper hanno lasciato il segno su tutta generazione hip hop e ancora oggi sono considerati leggende nell'ambito rap. Se volete saperne di più sull'accaduto, potete anche trovare una serie Netflix chiamata Unsolved dedicata all'indagine delle due sparatorie. Tutto qui, spero che il primo episodio della Dissing Story vi è piaciuto. Non dimenticate di mettere un piccolo like e di condividere se il contenuto ha spaccato il culetto. E ci vediamo la prossima settimana per mettere un pizzico di rispetto sulla cultura hip hop. Allo Siberi.